Avviato anche la registrazione. Io, se siete d'accordo, inizierei. Se voi siete, datemi l'ok quando voi siete pronti e possiamo partire. Ci sono. Ci sei? Sì. Allora, faccio gli saluti istituzionali e poi vi lascio assolutamente il podio. Buonasera a tutti. Oggi inauguriamo un nuovo spazio dedicato all'approfondimento di tematiche giuridiche di interesse per l'associazione e per i soci, spero non solo. Lo facciamo toccando un argomento proposto nell'ambito della commissione eSports che riguarda i fondi per l'industria dei videogiochi. Si tratta di una misura che può chiaramente svolgere un ruolo rilevante per il mercato videoludico nazionale e quindi anche per il movimento dei videogaming competitivo. Nello specifico facciamo riferimento al decreto ministeriale dell'8 dicembre 2020, di recente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il fondo si inserisce in un quadro generale di finanziamenti e incentivi statali che da alcuni anni cercano di supportare gli investimenti nel settore dell'intrattenimento nel suo complesso, al quale nel recente passato sicuramente è stato riconosciuto un posto di rilievo anche ai videogiochi, oltre poi a tutte le misure che già conosciamo per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione tecnologica, se facciamo riferimento ai pool brevettuali piuttosto che al finanziamento delle start-up innovative. Oggi però parliamo di uno strumento che sulla falsariga di quanto già accaduto in altri paesi ha un perimetro ben più definito e circoscritto perché la novella crea un fondo ad hoc per l'intrattenimento digitale e dei videogiochi in particolare. Lo facciamo con due colleghi, con Mario Tenore e Carlo Rombolà, ai quali darei subito la parola, non prima di aver sottolineato che per ovvie ragioni di tempo oggi non ci soffermeremo su quelli che sono i macro argomenti legati al mercato digitale e al settore delle competizioni di videogiochi e gli intrecci che questi possono avere con il mondo dello sport. A questo proposito, per coloro che avessero poi interesse di approfondire queste tematiche, vi invito ad iscrivervi ai Digital Days che sono promossi dall'associazione e che inizieranno il 4 marzo, dove invece daremo sicuramente ampio risalto a queste tematiche. Tornando invece al tema odierno, chiederei prima a Carlo di introdurci un po' nella disamina delle misure, poi Mario può inserirsi e fornirci un breve commento ad alcune delle disposizioni. Come dicevo, il podio, almeno adesso virtuale, è vostro. Nel ringraziare tutti, lascio la parola a Carlo. Bene, buon pomeriggio a tutti, buonasera a tutti e grazie di essere qui. Vorrei fare un po' di ringraziamenti preliminari a Domenico Filosa, il coordinatore della Commissione eSports, che da dietro le quinte, proprio ci sei, Domenico, hai contribuito alla realizzazione di questo flash webinar, visto che è stato organizzato letteralmente in poche ore. Grazie a te, Ale, per la moderazione e grazie naturalmente a Mario Tenore, il cui articolo su Italia Oggi c'è stato, diciamolo, di grande ispirazione per questo primo flash update targato IAS. Dunque, l'articolo si diceva, un articolo che commenta una notizia di straordinaria rilevanza, ossia lo sblocco dei contributi a fondo perduto per l'industria dei videogiochi. E come? Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la numero 32 dell'8 febbraio scorso, del decreto 18 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante per l'appunto modalità per la concessione delle agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per l'intrattenimento digitale, che dà attuazione del decreto istitutivo del First Payable Fund per l'industria dell'intrattenimento digitale. Già il titolo della legge, anzi, rectius, la legge stessa ci offre qualcosa da commentare. E quel qualcosa risiede nel fatto che finalmente il legislatore ha deciso di mettere mano su questo particolare settore, sia pure per la concessione di finanziamenti, che comunque ammontano a 4 milioni di euro per tutto il 2020. Qual è l'obiettivo? È quello di sostenere lo sviluppo economico dell'intrattenimento digitale nazionale. E quando si parla di intrattenimento digitale, parliamo di rullo di tamburi, videogiochi. E consentitemi, per chi si approccia da tempo alla materia come chi vi sta parlando,
È davvero una bella notizia, non fosse altro perché il vastissimo mondo degli esports è stato praticamente ignorato anche dalla recentissima riforma dello sport, il che non è un bene o un male di per sé, perché noi qui stiamo così commentando notizie come sono, ma non possiamo fare a meno di notare che così facendo lasciamo, per così dire, scoperto un intero settore, lasciato ancora in una sostanziale, stavo dicendo, deregulation, ma in realtà sarebbe piuttosto una non-regulation. Ma tornando alle buone notizie, o quelle che insomma individuiamo come tali, la verità è che qualcosa si sta muovendo e il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale ne è la riprova. Andiamo a vedere a questo punto di cosa si sta parlando. Io introdurrò i primi articoli, poi lascerò il campo a Mario e poi riprenderò la parola per commentarne la seconda parte della legge. Abbiamo detto che ci saranno dei fondi che sono stati ufficialmente sbloccati. A cosa serviranno tutti questi soldi? Ce lo dice l'articolo 1, che parla espressamente di sostegno alle fasi di concezione e preproduzione dei videogiochi necessarie alla realizzazione di prototipi. E qui sarebbe necessario, in via preliminare, chiedersi che cosa si intende per prototipo, almeno che cosa si intende per la legge, perché in questo caso ciò di cui stiamo parlando è il primo nato di una determinata categoria merceologica, in questo caso quella digitale, dove forse non sarebbe corretto neanche parlare di manufatto, per così dire. Fatto sta che nel nostro diritto prototipo equivale a campione, a modello di un prodotto che successivamente verrà lanciato sul mercato. È interessante notare che magari nei paesi di common law per prototipo si intende una riproduzione in piccolo di un'idea di soluzione che viene utilizzato come punto di partenza per lo sviluppo di un determinato prodotto, quindi un qualcosa di leggermente dissimile. Nel nostro caso, tuttavia, stiamo parlando del vasto, dello sfaccettatissimo mondo del digitale, tale per cui un prototipo di videogioco non sarà uguale a un prototipo di auto, per fare il primo esempio che mi viene in mente. Ma ne vale la pena soffermarci un attimo, perché il concetto di prototipo mi è parso abbastanza centrale nell'economia del decreto. Adesso Mario ti cedo la parola in modo tale da arrivare subito al cuore delle disposizioni. Allora, grazie Carlo, evidentemente grazie al coordinamento eSports per questa bella opportunità che ci consente di discutere oggi a caldo sul decreto attuativo dell'8 febbraio del 2021. Questa è una, se vogliamo, misura agevolativa settoriale, perché appunto la misura riguarda il settore relativo all'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale. Non è una misura agevolativa di carattere fiscale, come spesso siamo soliti, diciamo, confrontarci. Io sono un fiscalista e brevemente posso affermare che accanto a questa misura di agevolazione ce ne sono anche delle ulteriori di carattere prettamente tributario. Penso ad esempio al credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, penso al regime di patent box. Misure che non hanno il carattere settoriale tipico di questa misura agevolativa, ma che comunque hanno un valore significativo per quanto riguarda l'incentivo statale ad un'industria così particolare. Venendo all'esame della misura nello specifico, innanzitutto mi preme definire qual è il perimetro soggettivo dei soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto
che, come anticipato dall'avvocato Rombolà, riguarda una percentuale pari al 50% dei costi ammissibili, e vedremo tra qualche minuto anche quali sono i costi ammissibili di cui parla il decreto. Bene, i soggetti ammessi sono non soltanto soggetti italiani, ma soggetti che hanno la sede legale nello spazio economico europeo. Dunque, soggetti europei e soggetti che hanno sede legale nei paesi dello spazio economico europeo, quindi Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Il decreto fa riferimento al termine imprese, lasciando intendere che sono esclusi quindi dalla misura agevolativa i soggetti lavoratori autonomi. In realtà sul punto devo rilevare che, a mio giudizio, c'è un grado di incertezza e sarebbe opportuno un chiarimento ministeriale, perché se è vero che da un lato il decreto fa riferimento al termine imprese e al termine sede legale, come dicevo poc'anzi, è altrettanto vero che il concetto di impresa in una misura di incentivo ha una connotazione molto più ampia, che è la connotazione tipica di quel concetto all'interno della disciplina in materia di aiuti di Stato. Aiuti di Stato che, come sappiamo, riguardano le attività economiche in senso lato, dunque non soltanto le attività di impresa, ma anche quelle libero professionali. L'altro aspetto interessante è che quindi il decreto trova applicazione non solo ai soggetti italiani, ma anche ai soggetti esteri, a condizione che abbiano la residenza fiscale in Italia o che operino quantomeno in Italia per il tramite di una sede operativa, dunque di una stabile organizzazione. Criterio che appunto fa sì che il soggetto estero che opera in Italia per il tramite di una stabile organizzazione sia tenuto ad adempiere agli obblighi fiscali previsti dall'ordinamento italiano. Venendo sempre alla definizione del perimetro di questa misura di agevolazione, vediamo quali sono i progetti ammissibili. Innanzitutto sono progetti proposti e realizzati dai soggetti appunto ammessi ad accedere al contributo a fondo perduto, che abbiano la sede operativa ubicata in Italia. Il decreto prevede che la sede vada indicata nella domanda di agevolazione e che appunto abbiano come oggetto la realizzazione di un singolo prototipo. Inoltre sono ammessi all'agevolazione spese e costi complessivamente non inferiore ad euro 20.000. Ci sono poi dei requisiti temporali sui quali dobbiamo fare particolare attenzione, perché il progetto di realizzazione del singolo prototipo deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda. Quindi non è possibile godere, diciamo, dell'incentivo finanziario per quei progetti che al momento di presentazione della domanda sono già avviati. E l'altro requisito temporale importante è che il progetto di realizzazione del prototipo deve appena di decadenza dall'incentivo, essere realizzato ed ultimato entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Ciò detto, veniamo adesso al cuore del contributo, e cioè a quali siano i costi ammissibili rispetto ai quali il soggetto ammesso può richiedere il contributo a fondo perduto, come dicevamo, nella misura del 50% dei costi stessi. Innanzitutto il decreto fa riferimento alle prestazioni lavorative, includendovi anche il personale in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o di somministrazione di lavoro,
le prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti, che dunque si qualificano come costi ammissibili nella misura in cui però siano acquisite per la realizzazione del prototipo diciamo stesso. Quindi devono essere prestazioni professionali che hanno un quid, cioè un collegamento diretto con la realizzazione del prototipo. Il costo del professionista, come può essere ad esempio il legale o il commercialista, non dovrebbe rientrare all'interno di questa categoria. L'altra precisazione importante fatta dal decreto è relativa alla circostanza che il costo deve essere acquisito da una parte terza e deve essere acquisito alle normali condizioni di mercato. Questo evidentemente per evitare che ci siano dei comportamenti elusivi volti a gonfiare, se vogliamo, la base di calcolo del contributo a fondo perduto. Resta tuttavia da chiarire come, diciamo, sia possibile, nell'ottica del legislatore, che un'impresa acquisti un servizio da un terzo a condizioni che non siano quelle di libero mercato, in quanto il terzo è per definizione indipendente rispetto all'impresa. Altri costi ammissibili sono quelli relativi alle attrezzature tecniche, quindi all'hardware. È previsto che se l'attrezzatura abbia una vita utile superiore al, diciamo, periodo di realizzazione del prototipo, in quel caso specifico il costo ammissibile sarà la quota di ammortamento fiscale del singolo anno. È altresì previsto che rientrino tra i costi ammissibili le licenze di software acquistate per la realizzazione del progetto. Qui la norma fa riferimento solo alle licenze, non ad esempio all'acquisto a titolo definitivo di software utilizzati nella realizzazione del progetto, ma ritengo che comunque la norma sia sufficientemente ampia da ricomprendere anche questa ipotesi. I costi, punto molto importante, devono essere sostenuti con modalità di pagamento che consentano la piena tracciabilità e la riconducibilità del pagamento al soggetto che richiede il contributo a fondo perduto. Come dicevamo prima, devono essere, si badi bene, costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Quindi devono essere inerenti alla realizzazione del prototipo e al tempo stesso sostenuti successivamente. Ci sono poi una serie di esclusioni all'interno del decreto di costi che non si qualificano come costi ammissibili. Ci sono poi tutta una serie di obblighi a carico dei soggetti ammessi. Il primo che, diciamo, mi viene in mente e probabilmente il più importante è quello di consentire in ogni fase del procedimento controlli, ispezioni e monitoraggi. Al tempo stesso ricade in capo al soggetto ammesso l'obbligo di custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi rendicontati. Nel caso di specie il decreto non sembra porre dei, diciamo, vincoli, dei requisiti particolari, come avviene ad esempio in altri ambiti come il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, dove è richiesta anche la certificazione del costo stesso. Nel caso specifico questo requisito non è richiesto. E il decreto poi disciplina anche le fattispecie di revoca dell'agevolazione, tra cui mi sembra interessante richiamare il tema del mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni. Vale a dire, il decreto sancisce espressamente che le agevolazioni, i contributi a fondo perduto, non sono cumulabili con riferimento, attenzione, alle medesime spese, quindi a quei costi ammissibili per i quali
il soggetto può richiedere l'incentivo statale con altre agevolazioni pubbliche, e si fa espresso riferimento nel caso di specie agli aiuti compatibili con il libero mercato, di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, o anche con le forme di aiuto cosiddetto de minimis, che vengono richiamate specificamente all'articolo 12 del decreto in commento. Dunque non è possibile alcuna forma di cumulo tra questo incentivo statale e gli altri incentivi previsti, diciamo, nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato, come aiuti compatibili, ivi inclusi gli aiuti concessi in regime di minimis. Io avrei concluso, diciamo, su quelle che sono le disposizioni sostanziali, se vogliamo, del decreto. Carlo, lascerei a te la parola adesso per la disamina delle altre disposizioni. Bene, benissimo. Allora, abbiamo appena sentito Mario che soffermarsi sui soggetti destinatari del provvedimento, sui progetti, sulle spese ammissibili e alle agevolazioni concedibili. Andiamo adesso a dare uno sguardo all'iter d'accesso ai fondi, che altro non è che una procedura valutativa con procedimento cosiddetto a sportello, che prescinde quindi da una valutazione totalmente discrezionale, ma che poi assegna le risorse ai progetti valutati positivamente, ma sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e soprattutto fino a esaurimento dei fondi disponibili. Poi cosa succede quando vengono esauriti i fondi lo vediamo fra un attimo. Ad ogni modo, a questo proposito, il residuo verrà distribuito in misura parziale rispetto all'ammontare delle spese suddette. Per quanto concerne termini e modalità della presentazione della domanda, bisognerà aspettare un successivo provvedimento a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato sempre sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, www.mise.gov.it. A chi stesse pensando di presentare la domanda, possiamo però dire sin d'ora che bisognerà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Questo ce lo dice l'articolo 9,3, che attesti i requisiti ex articolo 5, così come appena illustrati da Mario, accompagnati da una proposta progettuale che contenga dei punti fermi, ovvero sia una descrizione dettagliata di attività da svolgere per le fasi di concezione e preproduzione del videogioco, B, risorse professionali coinvolte e dei beni e servizi da acquisire, C, delle caratteristiche del prototipo da realizzare, D, delle spese e dei costi da sostenere, nonché ovviamente E, l'importo dell'agevolazione richiesta. Il tutto, come detto, esclusivamente per via telematica. Quindi, in attesa che arrivi un ulteriore provvedimento che ci spiegherà poi l'iter da seguire, sappiate in ogni caso che l'impresa deve dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al registro delle imprese e della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione. È utile sapere inoltre che ogni impresa non ha soltanto un jolly da giocarsi, ovvero sia un progetto su cui puntare tutto, bensì due. Ogni impresa potrà presentare due domande di agevolazione in relazione a due diversi progetti. Ai fini della concessione delle agevolazioni, l'articolo 11 ci dice invece che il MISE verifica anzitutto la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal decreto e procede all'istruttoria delle domande. Entro quando? Entro 90 giorni dalla loro presentazione e fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni o chiarimenti. Gli importi richiesti possono anche essere superiori a 150.000 euro. Solo che in questo caso bisogna sapere che il Ministero può procedere agli adempimenti necessari all'acquisizione
della documentazione antimafia attraverso la consultazione della banca dati nazionale unica. Una volta che si è ottenuto l'esito positivo, il MISE provvede alla registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato, riportando tutti i dati come il costo del progetto, l'importo concesso, gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria, eccetera, eccetera. Se l'esito non è positivo, sarà cura del Ministero comunicare i motivi ostativi della domanda, che si sostanzieranno nell'individuazione dell'insussistenza o della sussistenza solo parziale dei requisiti, tanto quelli soggettivi quanto quelli oggettivi. Come verranno erogate le agevolazioni? Solitamente in due quote, ma può essere l'impresa a richiedere l'erogazione della prima quota pari al 50% delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese e costi pari ad almeno il 50% dell'importo totale del progetto ammesso ad agevolazione, o in alternativa a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta. E attenzione, perché questi sono dati da tenere presenti con molta cura, perché basta l'omissione di uno solo di questi requisiti per minare il buon esito della richiesta. Quindi facciamo particolare attenzione nel momento in cui andiamo a presentare la domanda. Dopo la prima tranche dell'importo erogato, il saldo può essere richiesto entro 90 giorni dalla data di ultimazione del progetto, presentando nell'ambito della suddetta richiesta di erogazione a saldo, naturalmente, anche una relazione finale concernente l'ultimazione del progetto e l'avvenuta realizzazione del prototipo. Quindi vedete quanti passaggi, tutti ugualmente importanti, ci sono da seguire per approfittare di queste opportunità che il Ministero concede. Ed è appena il caso di ricordare inoltre che le agevolazioni di cui stiamo parlando non sono cumulabili, come abbiamo visto prima con Mario, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato. Questo è un punto molto importante, perché bisogna anche, come dire, ricordarsi dei benefici eventualmente ricevuti in precedenza, onde evitare di non presentare una domanda a vuoto. E veniamo agli obblighi dei soggetti beneficiari, illustrati dall'articolo 13, che ci dice che i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a una serie di comportamenti. Quali? Consentire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero. Ultimare il progetto entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Corrispondere a tutte le richieste di informazioni da parte del Ministero, che possono essere anche improvvise, quindi. Custodire tutta la documentazione amministrativa e contabile, anche se queste mi sembrano, obblighi quasi ovvi. Comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, che quindi deve essere aggiornata anche in corso d'opera. Adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute in ossequio a quel principio di trasparenza che ben conosciamo, e ricordando sempre che qualora tali obblighi, che si sostanziano fondamentalmente nella redazione della nota integrativa di bilancio, quindi insomma questioni assolutamente contabili, sono sanzionati con l'1% dell'importo ricevuto immediatamente, e successivamente con l'obbligo di restituzione integrale del beneficio, qualora il trasgressore, entro 90 giorni, 3 mesi dalla contestazione, non abbia ottemperato gli obblighi di pubblicazione da una parte e di pagamento della sanzione amministrativa dall'altra. Quindi è opportuno seguire la massima precisione anche e soprattutto nell'adempimento degli obblighi. Parlavamo prima di variazioni, con specifico riferimento ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia. Ebbene, l'articolo successivo, articolo 14, si sofferma anche su un altro tipo di variazioni che riguardano questa volta le situazioni societarie, dunque fusioni, cessioni, acquisizioni, tempistica di realizzazione dei progetti, che dovranno anche qui
essere tempestivamente comunicate al Ministero affinché questi proceda alle verifiche opportune. Anche qui è molto importante che le imprese corredino tali comunicazioni da una dettagliata relazione di accompagnamento. Non basta fare la comunicazione sic et simpliciter, ma questa relazione deve accompagnare sempre la comunicazione, una relazione dettagliata volta a illustrare il perché e il per come delle suddette variazioni di cui si dà conto. Tutto ciò tenendo presente che è alla fine del procedimento, cioè nella fase di erogazione finale del contributo, che verranno valutati tanto il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, quanto le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione riguardante spese, costi, nonché l'importo rendicontato per le specifiche categorie di spesa. E proprio per ciò che concerne i controlli, prima di restituire la parola a Mario per le conclusioni, che approfondirà anche la questione della revoca delle agevolazioni, è importante sapere che il Ministero può, in qualsiasi fase del procedimento amministrativo, effettuare controlli. Che tipo di controlli? Di che tipo di controlli stiamo parlando? Ad esempio, ispezioni in loco, al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi, quelli che abbiamo appena visto, connessi all'ammissione, all'erogazione e al mantenimento delle agevolazioni. Ah, e poi non scordiamo che il Ministero, come dicevo prima, può, ma è meglio ribadirlo, può anche effettuare accertamenti d'ufficio, accertamenti senza previa segnalazione, come mediante la consultazione diretta, telematica, ovviamente, degli archivi e dei pubblici registri. Tutto ciò al fine di verificare i fatti riguardanti e le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento che abbiamo oggi descritto. Mario, a te per le conclusioni. Ma io farei un discorso più generale, Carlo, e come il nome stesso affibbiato al regime ci lascia intendere, non è una misura agevolativa che esiste solo in Italia, ma questa è una misura agevolativa che ricalca un po' altre esperienze straniere, penso a quella tedesca, penso anche a quella inglese, penso alle svariate agevolazioni esistenti anche in paesi al di fuori dell'Unione Europea, il Canada e la regione del Quebec su tutti. È una misura che si inserisce in un quadro di agevolazioni molto interessanti per la produzione e lo sviluppo di videogiochi. Ricordo che tempo fa, con la nuova legge cinema, c'era stata anche una bozza di decreto che, diciamo, si innestava su quel corpus normativo della nuova legge cinema per concedere delle agevolazioni fiscali. Questo è un incentivo di natura finanziaria. Si pensava di introdurre delle agevolazioni fiscali all'industria del videogaming. Il decreto non è mai stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Chissà che questa non sia la spinta per rinvigorire queste misure settoriali, perché questa è una misura settoriale, che va ad affiancarsi rispetto a misure di sistema, perché non dimentichiamo le altre agevolazioni, voglio dire, sono di appeal rispetto all'industria degli sviluppatori, sia per quanto riguarda, ad esempio, penso alle agevolazioni fiscali, alla tassazione delle start-up, dei veicoli societari. Prima facevo riferimento al credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, al regime del patent box, ma a questi aggiungo anche tutta una serie di agevolazioni che trovano applicazione allo sviluppatore in quanto persona fisica, no? Pensiamo al regime del rientro dei cervelli, che potrebbe in qualche modo favorire il rientro in Italia, propedeutico poi allo sviluppo di attività imprenditoriali che a loro volta potrebbero beneficiare
di questi contributi, mi riferisco al regime noto come rientro dei cervelli, che potrebbe permettere a tanti sviluppatori che oggi lavorano presso studi di sviluppo internazionale esteri di rientrare in Italia svolgendo l'attività di sviluppo in Italia, fruendo di queste agevolazioni, tra cui il First Playable Fund, il regime del rientro dei cervelli e le varie diciamo, misure agevolative che abbiamo citato. Quindi siamo, secondo me, all'inizio di un percorso di sviluppo dell'industria che passa attraverso questi benefici finanziari, sgravi fiscali, che sono di fondamentale importanza. Non a caso il decreto attuativo è stato visto un po', diciamo, come una conquista da parte degli operatori del settore, perché è un qualcosa effettivamente, Carlo, come dicevi tu poc'anzi, di impatto notevole e al tempo stesso di assoluta novità rispetto al panorama delle agevolazioni esistenti. Quindi io avrei concluso il mio intervento. Carlo, non so se tu vuoi riprendere la parola oppure se vogliamo stare nell'ora canonica che c'eravamo prefissati, visto che è un flash update, poi sicuramente ci sarà l'opportunità di riparlarne, magari anche con il provvedimento, ecco, di fare un update, visto che è un settore, per l'appunto, oltre a essere in continua crescita, è tutto da regolare anche da un punto di vista proprio sostanziale. Esatto. Che il legislatore si sia degnato così di mettere mano a questo settore veramente così particolare, dimostra due cose. Anzitutto che si è percepito la necessità di dare una regolamentazione a un qualcosa che non conosceva né leggi né regolamenti di diritto comune e tantomeno di quello sportivo. E in più che per iniziare a occuparsi della questione si è partiti, e giustamente, dalla concessione di agevolazioni e sgravi, che soprattutto in un momento come questo non possono che risultare ben accetti a tutti gli operatori del settore, tenendo presente che mai come in questo caso, quando si parla di videogiochi e gaming, tutto può cambiare da un secondo all'altro. Basterebbe che il CIO, come aveva annunciato pochi anni fa, decidesse magari di riportare in auge l'ipotesi di portare gli esports alle Olimpiadi. Questo darebbe una nuova linfa, un nuovo sprone anche per i comitati nazionali olimpici, per in qualche modo darsi a fare, per dotare anche ogni determinata nazione di una struttura ufficiale di riferimento. E queste senz'altro. E questo sono previsto. E aggiungo anche che questa è una vera e propria industria, spesso forse poco radicata in Italia, ma è una vera e propria industria, e come tale, diciamo, avere delle misure di incentivo statale non può che, diciamo, far bene al tessuto economico nazionale, così come un'industria lo è il calcio, che è stato di recente oggetto di, ne abbiamo lungamente discusso, di misure, diciamo, di favore, agevolazioni di carattere fiscale. Bisogna comprendere che si parla di indotti economici, molto spesso di indotti economici che hanno una rilevante importanza all'interno del tessuto economico nazionale nel suo complesso. Esatto, poi tu parlavi di diritto comparato, citando, insomma, il Canada, insomma, le altre nazioni illuminate a questo punto che hanno deciso di normare il settore. Io ti dico, come benissimo sai, che da oltre un decennio esistono leggi ad hoc in paesi come Corea del Sud e Cina. Adesso la Francia si è dotata di una legge che investe della definizione di professionisti anche i giocatori
e gli operatori del settore sportivo. Quindi, come dire, non dico che basterebbe fare un copia e incolla legislativo anche qui da noi, però anche prendere spunto potrebbe essere uno straordinario punto di partenza per allineare il nostro paese a quelli che sono, insomma, il cosiddetto primo mondo che si è voluto approcciare in maniera molto più fattiva, molto più operativa al settore degli sport virtuali. Allora, siccome siete in perfetto orario, allora io intervengo a gamba tesa e per chiudere i lavori. No, credo che insomma, quello che stavate dicendo adesso era molto interessante. Penso che in effetti ci sia un certo gap rispetto ad alcuni paesi come la Germania, il Canada, gli Stati Uniti, alcuni paesi asiatici, e una ragione, diciamo, di questo gap è sicuramente il fatto che la cultura videoludica in Italia sia un po' indietro, e probabilmente anche dal punto di vista dell'industria. Questi incentivi chiaramente ci consentono di creare un terreno fertile per un futuro sviluppo. Allora, chiaramente poi gli interventi di oggi saranno registrati e disponibili sulle piattaforme dell'associazione, e con l'invito poi a riavervi nuovamente per altri approfondimenti, magari, come diceva prima Mario, testo alla mano, un'analisi un po' più articolata. Io vi ringrazio ancora e auguro a tutti una buona serata e alla prossima. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.